sarà campionessa e un uomo scenderà e sarà campione. La più veloce delle donne, 63 centesimi, mezzo secondo, 63 centesimi, si chiama Mirella Riboldi. Ci vorrà mezz'ora perché sta baciando tutte quelle della sua fila, per cui è un caso di parità, perché anche l'uomo ci ha impiegato 63 centesimi. Si chiama Emanuele Broglio. Allora, mentre preparano i due campioni, voglio ricordare a tutti i 24 che rimangono oltre ai due campioni che sono in gara. Sono in gara e se loro due sbaglieranno il domandone finale, chiaramente voi potrete dividervi il montepremi tra tutti coloro che risponderanno esattamente. Ma conosciamo Mirella. Buonasera Mirella, come va? Bene. Allora Mirella, sposata? No, fidanzata. Fidanzata? Quando si sposa? Il 3 settembre del 1994. Ma come, già sa la data un anno e mezzo prima? Sì, perché sono andata ieri dal parroco a fissare la data. Ma guardi che lei deve fissare anche per terra il fidanzato, oltre che fissare... Quando gli lascia un anno e mezzo di lasco, il fidanzato spesso si invola, va a comprare le sigarette e non torna più. No, glielo auguro. Quindi si metta da parte i soldi che vinci per la dot. Va bene. Auguri. Grazie. Emanuele! Emanuele, cosa fai nella vita? Sono uno studente lavoratore. Studente lavoratore, quindi doppio onore. Hai trovato il tempo di venire anche da noi. Anche qui. Speravi di vincere? No, sinceramente no. È moltissimo piacere. Avevi mai pensato di partecipare a un gioco televisivo? Lo speravo. Lo speravi? E qui abbiamo fatto, hai visto, abbiamo unito l'utile al dilettevole. Allora, l'ultima domanda, amici che ci seguite da casa e presenti qui, sapete che consiste nel mettere in ordine un qualche cosa. Oggi parliamo di... Il re di Roma, dobbiamo e dovete, anche voi 24 seduti ai vostri posti, che siete sempre in gara, mettere in ordine i seguenti re di Roma. Tullio Stilio, Tarquino Superbio, Tarquino Prisco, Servio Tullio. Attenzione, c'è grande tensione sulla faccia dei nostri concorrenti, perché da più di 10 anni forse non ripassano i re di Roma, ed è poi tipico confondersi. L'atmosfera tenue del domandone, mi ricordo sempre di citarla quando mai è troppo tardi. Siamo in grado di vedere le risposte dei nostri campioni. Mirella dice Tarquinio il Superbo, Servio Tullio, Tarquino Prisco, Tullio Ostilio, e l'ha detto in meno di 5 secondi. Emanuele dice Tullio, Servio Tullio, Tarquinio Prisco, Tarquinio Superbo, Tullio Ostilio. Ho una vaga impressione. Vediamo se qualcuno dei due ha risposto giusto? Lo vediamo? Tutti sbagliati, azzeccato uno, solo uno Emanuele, mettendo al secondo posto Tarquino Prisco. Rimangono campioni e non campionissimi. Ma a casa sarete curiosi di conoscere l'esatta sequenza o sequela di questi re di Roma. Ve la diamo. Tullio Ostilio, Tarquinio Prisco, Servio Tullio e Tarquinio il Superbo. Superba anche la vincita di 5 finalisti in mezzo al pubblico. Dividono i 3 milioni che rimangono tra di loro e vincono 600.000 lire a testa, perché 5 di voi hanno risposto esatto. Bravo, bravissimo. Quando sono più di uno o due non abbiamo il tempo di andarli a prendere con le telecamere, lì comunicheremo il nome e la vincita ai loro posti. Salutiamo i nostri due campioni che vincono comunque 1 milione. Loro questa sera non ce l'hanno fatta, domani sera potrebbe toccare proprio a voi a essere il nostro... Yeah!